questa connessione tra lo spettacolo e il fundraising, no? È molto interessante, però attenzione che ha delle concorrenze presenti, cioè quando si dice fundraising, per esempio, perché qui stasera abbiamo sentito crowdfunding, ma anche fundraising. Sì, no? Ecco, perché in crowdfunding in realtà è quello che lei ha illustrato all'inizio, cioè non è legato a una grande specificità del modo di cattura, no? Ma è legato a un meccanismo che frantuma la raccolta, no? Nel senso, crowd vuol dire giustamente folla, no? Quindi sono i soldi raccolti dalla folla anziché raccolti dal banchiere. Per cui a un certo momento è prevedibile che per esempio il sistema bancario un po' si muova a dire un momento, perché questo è in un certo senso una disintermediazione del sistema finanziario, no? Ecco. No, sollevo questo problema perché dal punto di vista nostro, in cui l'innovazione sociale ci interessa in termini macro, no? La connessione fra l'esperienza vostra, micro, e i rischi di un incontro con la problematica macro è qualcosa, secondo me, da tenere presente, almeno per quanto riguarda noi. Non noi, perché io stasera dicevo anche noi, mettiamo anche noi la cosa. A parte quei caterpillar, troviamo due o tre caterpillar, perché anche le fondazioni hanno. Se volete, mi metto a disposizione. La ingaggio subito. No, però, dal punto di vista dell'elemento della riflessione, io credo che una riflessione è che, avendo conosciuto come concretamente si realizza il crowdfunding, ecco, diventa più, perché io voglio dire una cosa, le persone come me, quando si dice crowdfunding, pensano alla forma etimologica, cioè le modalità della Fondazione Veronesi alla RAI. Cioè, no? Teleton. Quindi, ecco, credo che una serata come stasera dice che bisogna pensarci, perché la domanda è che, per esempio, voi nel fare questo avete già cominciato a incontrare il sovrapporsi di diverse iniziative o no? Quello che ti dice: no, al tuo evento non vengo perché vado all'altro evento. Non ancora. Ci siamo. Può capitare. Siamo quasi arrivati. Cioè, non illudiamoci che sia una pacchia senza. No, assolutamente. Anzi, no. Perché comincia a essere affollato, la folla affolla, nel senso che c'è competizione anche in questo tipo di attività.